Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Power Wash Simulator. Io sono sempre Glacial Sphere e continuiamo oggi la nostra carriera su appunto Power Wash Simulator, un gioco che sto giocando tramite il Game Pass. Oggi siamo sull'aereo acrobatico. Vi ricordo nel frattempo di mettere un bel mi piace, di iscrivervi al video e di commentare come al solito, o meglio di mettere un mi piace al video, di iscrivervi al canale e di commentare facendomi sapere cosa ne pensate di questo videogioco e della serie in generale che sto portando, che vi ricordo essere in 4K, 60 fps con ray tracing attivo e tutto ad ultra su PC. Solo per voi, massima qualità solo per voi su Glacial Sphere. Jean-Claude Flambeau ci chiede, o meglio ci dice: mia madre diceva sempre di non fidarsi degli uomini con baffi troppo insoliti. Quindi perché ho accettato un lavoro da un ciccione con un labbro superiore che pare quello di un castoro inferocito? Mi dissocio da ciccione. La verità è che le acrobazie aeree non sono più molto richieste, perciò accetto tutte le offerte che mi capitano a tiro. Dovevamo sganciare uova su un tempio nel mezzo del nulla per una specie di vendetta e ovviamente tutto è andato terribilmente storto. A essere onesti, sarebbe andato tutto bene se il cliente non avesse preteso che scendessimo a bassissima quota in modo che potesse fare l'ultimo centro di persona. Così siamo finiti dritti sotto tutte le uova in caduta. Dopo il diluvio di uccelli in embrione, che si è abbattuto sul motore, è un miracolo se siamo riusciti ad atterrare nel suo aeroporto privato, sani e salvi, sebbene con delle frittate in faccia. Bene, iniziamo il lavoro. Qui non ci sono obiettivi di sorta, quindi andiamo subito direttamente con la polizia. È successa una cosa strana, ci dice Calvin Miller. Cosa ha pulito? Ah, le cerniere, ok. Proprio mentre mi stavo finalmente lasciando alle spalle il Rushless, ho visto un enorme lampo di luce. Ho pensato che stessi per lasciarci, alle spalle, alle, per lasciarci la pelle, invece il vulcano si è calmato all'istante. Adesso sta ricominciando a gorgogliare, ma qualunque cosa ci fosse ci ha fatto guadagnare. Ma qualunque cosa fosse ci ha fatto guadagnare. Niente, sto più leggere, ragazzi, scusatemi. L'altro day è agosto, si muore di caldo, ma siamo comunque sempre qui a portarvi tanti bei video. Tra l'altro ho visto che state apprezzando molto la serie su Pokémon Fire Rush e sono molto contento di questo fatto. Come sempre vi ricordo che durante il video parlerò il meno possibile per farvi godere appieno del rumore ASMR dell'idropulitrice e dello sporco che se ne va via senza un inutile commento, che parliamoci chiaro, commentare una cosa del genere è abbastanza superfluo, non trovate? Ciao, piacere di avere a che fare con te per la primissima volta. Dice Timmy Timmerson, primo. So che lavorerai nel mio aeroporto privato. Ah, siamo nel suo aeroporto qui?
Ok, la coda dovremmo averla fatta quasi tutta, non manca un po' del timone. Ah, ecco qui. Per esempio, giusto ieri è arrivato un jet privato. Il jet l'avevamo pulito in uno degli scorsi episodi, vi ricordate? Chissà cosa c'era nelle valigette che portavano. Di sicuro non carte da disegno. Se tu andassi in giro a dirlo a chi che sia, ci ritroveremmo tutti e non ho finito di leggere. Cioè, alcuni messaggi rimangono per pochissimo tempo, non va bene sta cosa.
tour dell'acqua, abbiamo fatto un'altra scoperta straordinaria nel deserto. Preparati a un altro momento storico, ok? Ogni giorno c'è un valido motivo per tenere la bocca chiusa. Va bene, Timmy? Inoltre, a un certo punto atterrerà un miliardario, probabilmente la persona più riservata nel mondo. Oh.
Lavoro completato, guardiamo il timelapse. Questo è stato molto veloce, eh? Però ci stava dopo comunque dei lavori che sono sempre andati oltre i 40 minuti, alcuni anche ben oltre l'ora. Caspita, sei un vero portento. Mi hanno appena chiesto di eseguire una scampagnata aerea per il prossimo thriller natalizio e se ho potuto accettare il lavoro lo devo solo a te. Perfetto! Nel prossimo episodio puliremo l'antico monumento. Ma per questo video è tutto, quindi io vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate del videogioco e della serie, e di iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!